fragranti e pieni di bolle. Basta poco per realizzare delle chiacchiere leggere e asciutte in casa. C'è chi le chiama chiacchiere, crostoli o cenci. Io per esempio le chiamo frappe. È un dolce tipico di carnevale con nomi regionali diversi. Chiamale come vuoi, ma l'importante è che siano bollose e croccanti. Vediamo come prepararle insieme, ti assicuro che si scioglieranno in bocca. Comincia mettendo sul piano di lavoro la farina, zucchero e un pizzico di sale. Poi crea la classica fontana e aggiungi le uova, mi raccomando, a temperatura ambiente. Comincia ad impastare con l'aiuto di una forchetta poco alla volta. Se preferisci puoi utilizzare la planetaria e impastare con il gancio. Farai un po' prima. A questo punto aggiungi il liquore. Io sto utilizzando un liquore all'anice, ma tu puoi utilizzare il liquore che preferisci, anche del vino bianco o in alternativa del succo d'arancia, ci starà benissimo. Ora posso aggiungere anche il burro ben ammorbidito. Adesso impasta con le mani fino ad ottenere un impasto bello liscio e omogeneo. Avvolgilo nella pellicola e lascialo riposare per almeno 30 minuti. Questo passaggio renderà la stesura più semplice. Trascorso il tempo, infarina il banco e il panetto. Poi dividilo in quattro parti. Comincia a stendere con il mattarello. Ora avrai bisogno della macchinetta per la pasta per renderle molto sottili. Mentre comincio a stendere, voglio raccontarti una piccola curiosità sulle chiacchiere. Sai che esisteva una loro versione già nell'antica Roma? Erano conosciute con il nome di frittilia e venivano cotte all'interno del lardo. Poi venivano distribuite alla plebe durante il periodo di Saturnalia. Ma torniamo a stendere. Inizia dallo spessore più largo e mano a mano arriva all'ultimo che sarà il più sottile. Una volta steso, ricordati di ripiegarlo su se stesso, così verranno tantissime bolle. Alla fine lo spessore dovrà essere di circa 2 mm, quindi sottilissima. Più saranno sottili e più bolle usciranno in frittura. Se non possiedi la macchina per la pasta, puoi stendere con il mattarello. Armati di tanta pazienza. Il risultato però sarà soddisfacente. In questo caso ricordati di spolverizzare prima bene il banco e anche il panetto, in modo che non si attacchi. Poi rigira l'impasto di tanto in tanto per aumentare l'elasticità. Disponile su una teglia ben distanziate. Scalda l'olio in una pentola bella capiente. Dovrà arrivare a circa 170-175 gradi. Se non hai il termometro, fai la prova con un pezzetto di pasta. Se affonderà nell'olio vuol dire che è ancora freddo, mentre se rimane a galla e crea subito delle bolle vuol dire che è la temperatura giusta. Questo momento è così soddisfacente, vedere come tornano su e come si formano le bolle. Friggile poco alla volta e girale di tanto in tanto per farle diventare ben dorate su entrambi i lati. A me piacciono anche al forno, ma fritte sono tutta un'altra storia. Tu come le preferisci? Trasferisci su carta assorbente e fai asciugare e raffreddare per circa 15 minuti. Cospargile con abbondante zucchero a velo e le nostre chiacchiere profumate, leggere e piene di bolle sono pronte. Super leggere e si sciolgono in bocca. Ma ora sono curiosa, fammi sapere tu come le chiami e se quest'anno le preparerai in casa. Ciao!